Noi siamo talmente vicini che tu senti tutti i rumori, capito, di tutte le ho cose. Ho sentito le prove, sono venuta a sbirciare. Ogni tanto vieni a sbirciare. Studio molto bello, divertente. Grazie. Anche, e sarà un programma tutto da seguire dove ci farai, dove vedremo anche questi incontri generazionali, sì, fra i millennials e i boomer. È un varietà, devo dire, molto divertente. Grazie invece per avermi invitato questa sera, perché lo spettacolo dal vivo è veramente bellissimo, e complimenti a tutti voi. Grazie Carlo. Adesso la Allora, ti ho visto un po' confusa. Allora, io ti dico la posizione, sì, tu mi dici, okay, chi è. Scusatemi, però ho dovuto fare delle scelte, quindi mi dispiace già da adesso per chi avrà. Per Alessia, 11° posto, 5 punti. Sono i ripetenti. I ripetenti. Alberto Lupo e Mina. Alberto Lupo e Mina. 10° posto, 6 punti. Mengoni. 9° posto, 7 punti. Zucchero. 8° posto, 8 punti. E i Backstreet Boys. 7° posto, 9 punti. Anna Tatangelo. 6° posto, 10 punti. Norah Jones. 5° posto, 11 punti. Ad ultimo. 4° posto, 12 punti. Rappresentante di lista. Siamo sul podio per Alessia. Sì. 3° posto, 13 punti. A David Bowie. 2° posto, 14 punti. Luciano Ligabue. E al 1° posto con 15 punti. Adele. Andiamo con i nostri ospiti prima. L'Adriano Celentano è lui, il grande, mitico Teo Teocoli! Ecco perché avevi fatto così bene quel caccamo, eh? Qui si capisce? Sì. No, come tu ci capisci? Perché io ho scritto... Ha scritto al volo. Ah, ho capito. Allora, io dico la posizione, tu mi dico. 11° posto. 5 punti. 5 punti. I due deficienti. Scusate, perché ti voglio bene. Ma guarda, sono innamorati addirittura. Mina e Alberto Lupo. Bene. Dai. Vai. 10° posto, 6 punti. Mengoni. 9° posto, 7 punti. Battistone. No, perché? Backstreet Boys. Sì. 8° posto, 8 punti. Ultimo. 7° posto, 9 punti. Aumento ultimo? No, ormai l'hai detto. C'è stato un no. Questa è la tua classifica. Appunto, non bisogna... Dove hai messo il dito? Qua, 9. Raffreddore. Che cazzo... Raffreddore? Rappresentante di lista. Eh? Ha scritto rappresentante... Ah, rappresentante di lista. No, io ti farei vedere come è scritto. 7° posto, 9 punti. Allora, siamo ai... Nord-ovest? Nord? 6° posto, 10 punti. Norah Jones. Poi... 5° posto, 11 punti. Tatangelo. 4° posto, 12 punti. Bowie. Il podio per Teo vede al 3° posto, 13 punti. Cicco Barche d'Olanda, cosa è scritto? Cicco Barche d'Olanda. Ligabue. 2° 14 punti. E zucchero? C'è scritto così. Ma scrivi male però. Zucchero. Primo posto, quello che conta molto per me è Adele. Era! Grazie Teo! Scrivi male, scusa! Andiamo dalla nostra Loretta, pronti? Sì. Attenzione, 11° posto, 5 punti. Parole. Mina Alberto Lupo. 10° posto, 6 punti. Mengoni. 9° posto, 7 punti. Backstreet Back. 8° posto, 8 punti. Norah Jones. 7° posto, 9 punti. Anna Tatangelo. 6° posto, 10 punti. Ultimo. 5° posto, 11 punti. Zucchero. 4° posto, 12 punti. La rappresentante di lista. Il podio per Loretta vede al 3° posto, 13 punti. David Bowie. Al 2° posto con 14 punti. Luciano Ligabue. E al 1° posto con 15 punti. Adele. Bene. Uguale, Loretta. Giorgio.
Ok. Sei pronto? Sì. Undicesimo posto, 5 punti. La tradizione va rispettata, quindi... Ah, ecco. I miei due carissimi amici, a cui voglio un sacco di bene. Mina e Alberto Lupo. Decimo posto, 6 punti. Mengoni. Nono posto, 7 punti. Backstreet Boys. Ottavo posto, 8 punti. Ultimo. Settimo posto, 9 punti. Anna Tatangelo. Sesto posto, 10 punti. Nora Jones. Quinto posto, 11 punti. La rappresentante di lista. Quarto posto, 12 punti. Zucchero. Podio. Terzo posto, 13 punti. David Bowie. Secondo posto, 14 punti. Ligabue. Primo posto, 15 punti. Adele. Bene, vedo su questo tutti d'accordo. Attenzione, arriva la classifica di Malgioglio. La mia classifica dolorosa. Undicesimo posto, 5 punti. Io vorrei che tu mi dicessi 5, 6, così va. Va bene, grazie. 5. Allora, sconsolate a Carmelo. Ah, Albano, sì, Albano, senti io. Alberto Lupo è mio. Sconsolate a Carmelo. Allora, 5. Sesto punto, 6 punti. Mengoni. Aspetta, fammi dire i punti. Ah, scusami, Carlo, scusami. 6 punti Mengoni, sì. 7 punti. Zucchero. 8 punti. Beh, ultimo, ma speriamo che arrivi prima al Festival di Sanremo. Ti faccio 9 punti. Allora, Jones. 10 punti. 10 punti, rappresentante di lista. 11 punti. Anna Tatangelo. 12 punti. David Bowie. Il podio per Malgioglio vede al terzo posto 13 punti. Te lo pronuncio in inglese o in americano, come vuoi. Come vuoi. In inglese. Allora, in inglese. Backstreet Boys. Secondo posto, 14 punti. Adele. Primo posto, 15 punti. Al mio amore Ligabue. Questa è la classifica di Malgioglio. Attenzione, attenzione. Intanto vi dico i protagonisti della prossima settimana. La prossima settimana avremo più o meno tale quali a loro. Vediamoli, scopriamoli insieme. Vasco Rossi, poi Noemi, Giovanotti, Elisa, Fausto Leali, Cristina D'Avena, i Rolling Stones, Michele Bravi, Celia Cruz, Ivan Graziani, John Travolta e Olivia Newton-John. Alcune cose del regolamento. Vi ho detto che i primi due di questa sera e i primi due di ogni puntata di queste prime quattro puntate andranno di diritto alla finale che è la quinta puntata. Coloro che arriveranno ultimi in questa puntata avranno il diritto di tornare la prossima settimana. Ah. Però non sto guardando casualmente certo. Non so che arriverà ultimo. Noi arriveremo primi, quindi un privilegio per i primi e un altro privilegio. Esatto, in qualche modo vogliamo dare una chance anche a chi arriverà ultimo. Quindi in qualche modo anche un'opportunità. Grazie. Di tornare. Mentre invece tutti gli altri, coloro quindi che non arriverà primo e secondo e che andrà in finale, per tutti gli altri ci sarà in ricordo di questa bellissima serata, questo omaggio, il Cantatù, eccolo qua. E quindi potrete continuare a divertirvi a casa, fare delle belle serate cantando in famiglia e con gli amici. A tutti quelli che non arriveranno primo e secondo. Gli ultimi no, perché verranno la settimana dopo. Va bene? Va bene, chiaro? Va bene. E adesso vediamo la classifica finale, ricordando che il primo e il secondo andranno alla nostra finalissima. Attenzione, un ultimo posto, undicesimo, torneranno però la prossima settimana Paolo Antonio Cirilli, Mina Alberto Lupo. Decimo posto, Federico Fabretti con Marco Mengoni, ma l'applauso grandissimo. Nono posto per i Backstreet Back, che hanno fatto i Backstreet Boys, bravi comunque, continuate a fare spettacoli. Ottavo posto per Veronica Simioli, Anna Tatangelo, 49. Andiamo avanti, Brian Bergamin, ultimo, 50 punti, settimo posto.
Si sale, si sale, si sale. Sesta è Beatrice Portarena, la sua Nora Jones conquista 52 punti. E si sale ancora. Quinto posto per Armando Tartaglini Zucchero, 56. 56 punti. Quarto posto per Serena De Bari, la rappresentante di lista, guadagna 59 punti. Brava e continua così. Il podio, vediamo, vediamo. Il terzo posto per Stefano Cannone, David Bowie, 63 punti. Vi ricordo che il vincitore di Italia e Quali nell'ultima puntata vincerà la vacanza sulla nave da crociera MSC Crociere. Questo nell'ultima puntata. Il primo e il secondo comunque vanno di diritto alla finalissima della nostra quinta puntata, il nostro appuntamento che è il sabato prima della settimana di Sanremo. Quindi vince questa puntata o... Martina Cascio, Adele, 94 punti, secondo. Francesco Pasquini, Ligabue, 70.